Bentornati a tutti. Oggi è lunedì, 27 marzo, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Toro. Amici e nemici ad alto livello. Alto livello sia per le amicizie sia per le ostilità astrali quest'oggi, che sulla Luna in Gemelli non potete fare nessun affidamento, se non per gli acquisti, vi invita a spendere il giusto, tenendo d'occhio con maestria le offerte promozionali e soprattutto il rapporto qualità-prezzo. Ostacolante anche il Sole in dodicesima casa, che oggi preferisce starsene sulle sue e soprattutto Plutone allo zenith, nei panni di qualcuno che alle spalle tenta di dominarvi fiaccando la vostra volontà. Forse non vi conosce abbastanza o non sa nulla di astrologia. Il vostro segno, connesso con San Luca e con la forza della Terra, è sinonimo di determinazione e di cocciutaggine. Nessuno potrà farvi fare quello che non volete o viceversa impedirvi di fare ciò che avete deciso. Ai ferri corti coi parenti o col capo, che tenta di imporvi uno straordinario che non avete alcuna intenzione di accollarvi. Unico supporto, se così si può dire, Saturno in sestile, che seleziona le amicizie e le attività della giornata. Uomo di media età, potrebbe essere anche il fidanzato, il marito, un giovane genitore. Un buon lavoratore che ha consolidato la sua posizione economica, un professionista che vive in condizioni agiate. Possibili entrate finanziarie improvvise, fortuna al gioco. Allontanatevi da una persona che potrebbe arrecarvi disagi. Meglio essere selettivi, piuttosto che dover riparare i guai degli altri. Se state leggendo questo oroscopo mentre siete al lavoro, sappiate che ci sono buone possibilità che veniate scoperte e potreste ricevere un rimprovero. Le stelle vi consigliano di guardarvi intorno con un occhio meno critico perché qualcuno potrebbe catturare la vostra attenzione. Il vostro cuore. Chi l'ha detto che non ne siete capaci? Avete poca stima e fiducia nelle vostre capacità. Usate tutte le vostre forze per raggiungere il vostro scopo. Sei convinto che il modo con cui fai le cose sia altrettanto importante di cosa fai, per cui non tolleri le persone scortesi o sgarbate. Lettere, telefonate, notizie, da persone che abitano lontano. Non vorrai rimanere solo. Supererai un po' i limiti nel bere e nel mangiare. Un periodo che inizia oggi davvero nuovo. Vi sembrerà che lentamente le cose iniziano a girare per il verso giusto e alcune potrebbero prendere strade impreviste e imprevedibili. Sappiate cogliere a volo tutte le nuove occasioni. Non abbiate particolare fretta nel liquidare una questione che ritenete, erroneamente, superata. Oggi avrete prova che trascurare le vostre questioni per troppo tempo vi dà qualche problema poi. Idee e speranze da oggi potrebbero avverarsi. Sta per iniziare un nuovo periodo per voi denso di avvenimenti. Sfruttateli tutti o almeno cercate di non perdere le giuste occasioni. Tutto ciò che vi piace fare, fatelo, perché nel farlo esprimete voi stessi, quello che avete dentro, non sono sempre necessarie le parole. Oggi potreste ricevere dei regali che vi faranno capire quanto le persone che ve li hanno donati pensano a voi e quanto ci tengono. Il lavoro oggi deve avere la priorità anche sui vostri problemi personali, perché la riuscita di questo progetto potrebbe migliorare la vostra situazione in tutti gli ambiti della vostra vita. Se avete una riunione sul lavoro, il vostro intervento sarà un successo. Avrete modo di precisare il vostro ruolo e vi sentirete felici di lavorare in questa azienda. Prosegue con successo la sosta di Urano nel vostro segno e ora si fa sentire su di voi se siete nati dal giorno 5 al 13 del mese di maggio. Il pianeta della grinta e dell'affermazione decisionista nella vita si fermerà ancora in Toro fino al 2026. Avrete la possibilità di acchiappare con vigore alcune situazioni che vi avevano visto al palo nei mesi, anzi negli anni precedenti. Molti taurini nati nella prima decade per effetto di Urano hanno vissuto una fase di energia ed innalzamento degli entusiasmi. Questo è il momento perfetto per considerare la direzione della tua vita e per mostrare il tuo lato romantico. Prometti sentimenti esclusivi al tuo partner senza aspettare nulla in cambio e preparati ad aspettarti qualcosa di inaspettato in amore.
Siete sulla strada giusta per comprendere che cosa conti davvero nella vita, ma in questa giornata dovrete fare le scelte più opportune e mostrare che effettivamente state cambiando e che avete capito. Se non ci riuscirete avrete comunque un'altra chance nel futuro, tuttavia quella di oggi la perderete e vi servirà da lezione per tenere sempre a mente che nella vita non contano soltanto il lavoro e il denaro. Con il sole in dodicesima casa la giornata si presenta introspettiva, aggiungeteci poi Plutone in acquario allo zenite e avrete un quadro completo della situazione, pensieri malinconici, preoccupazioni, rimpianto per il passato, doppiamente sottolineato dal sestile di Saturno, che vi fa rincontrare per caso vecchi amici o rimpiangere luoghi e persone che vi siete lasciati alle spalle o situazioni definitivamente chiuse. Amore ed Eros. Sentimenti solidi, un filo possessivi, ma se di voi stessi vi fidate ciecamente, del partner un po' meno, dal suo comportamento, più attento all'immagine, più gioioso, più rilassato, deducete che qualcosa bolle in pentola. Non si può essere semplicemente allegri, senza che ci sia sotto una tresca? Cari Toro, nel corso delle prossime ore di questo fine mese i single saranno chiamati a dare il massimo, buttatevi nella mischia con fiducia e tranquillità. Chi, invece, è reduce da una separazione, ora non ha voglia di impelagarsi in una nuova storia senza capo né coda. Se non ve la sentite, non fatelo. Nessuno vi obbliga. Ritrovate prima la serenità. Non scoraggiatevi e tenete duro. Non è il momento di cedere al panico. È una finestra turbolenta ma sta per finire. Attenti però a non forzare la mano, le cose potrebbero rivoltarvisi contro. Il team composto dal Sole e da Mercurio in Ariete, segno vostro buon vicino sulla ruota dello zodiaco, vi favorisce e dona romanticismo e atmosfere magiche nella vita di coppia, specie se siete nati nella prima decade. Alcune iniziative sentimentali che erano soltanto allo stato di abbozzo e ancora non tendevano a decollare, prendono il volo. Anzi diremmo che ora si innalzano in alta quota, in special modo se si tratta di nuovi amori. Lavoro e denaro? Ci mancava proprio ritrovarsi al lavoro senza possibilità di cambiare il turno nella prima domenica di primavera, ma con la penuria economica guadagnare è un must e proprio ora non potete certo permettervi di rischiare il posto per un no. Nessun aiuto anche per chi ha le prese con un trasloco o altre consimili amenità, lancia un sos agli amici, tutti fuori, dovete sbrigarvela da soli. Se avete dei progetti in bilico, oppure avete delle novità da vagliare, allora procedete in avanti, senza farvi troppe domande. I dubbi derivanti dalla vostra condizione, si affievoliranno man mano che porterete a termine tutto il programma. Marte da oggi Cancro e Nettuno in Pesci danno modo alla parte estrosa di voi stessi di vibrare in tutta la sua intensità, sappiate accogliere questo momento specie se siete nati nella terza decade. Benessere. Attenti al capitombolo, siete distratti, persi nei vostri pensieri, continuate a incespicare. Se poi usate scarpe sbagliate e il gentil sesso esagera con l'altezza del tacco, il rischio cresce in modo esponenziale. Prendersi cura di se stessi e del proprio corpo è un modo di adattarsi costantemente al cambiamento, salutando il nuovo con ottimismo. Non trascurare l'attività fisica né tantomeno una dieta equilibrata. Per lei, problemi non sentimentale e l'unica ad esserne a conoscenza è l'amica del cuore, con lei vi potete sfogare, anche perché siete nella stessa barca. Mal comune, mezzo gaudio. Per lui, sesso e sentimento oggi corrono su binari divergenti, la radice della vostra gelosia non viene compresa, ecco perché vi sentite amareggiati. Eppure avreste così tanto da dare. Manca solo la persona giusta. Colore delle emozioni, vinaccia. Barometro dell'umore, coperto. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 5. Finanze, 6. Benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.